Buongiorno a tutti, vedo che pian piano vi state collegando. Attualmente ci sono 77 partecipanti. Aspettiamo solo qualche minuto prima di cominciare ufficialmente per dare il tempo a tutti di collegarsi. Vedo che è in collegamento anche Loredana Tuzzi di una scuola di Asti che dovrebbe essere collegata con noi con un grande schermo e quindi che darà la possibilità a circa 30 studenti di una scuola astigiana di prendere parte a questo webinar. Siamo ancora un'ottantina, siccome abbiamo più o meno 270 iscritti, prendiamoci ancora qualche minuto per attendere che tutti si colleghino. Io farò una brevissima presentazione, essenzialmente spiegherò un pochettino che cosa sono gli Europe Direct, che sono una rete di centri di informazione cofinanziati dalla Commissione europea, che sono, diciamo, un primo punto di contatto nazionale per avere qualche informazione sull'Europa, quindi siamo una sorta di, chiamiamolo, sportello di orientamento. Ogni Europe Direct ogni anno presenta un proprio piano di azione e prevede alcune attività. Io volevo un attimo presentarvi quelle che saranno le nostre attività da qui al fine anno, già vi annuncio che all'inizio saranno molto concentrate sul lavoro con i giovani e quindi un lavoro, diciamo, di diffusione dell'informazione per le prossime elezioni europee. Che cosa offriamo come sportello? Innanzitutto, appunto, noi divulghiamo informazioni sull'Unione Europea, sulle sue politiche e principalmente sulle opportunità di finanziamento attraverso tre canali, che sono uno sportello informativo, un contact center telefonico e poi organizziamo sia delle giornate in presenza che online, come quella di oggi. Ancora noi abbiamo un focus web che si chiama appunto www.europa.formez.it, dove giornalmente, quotidianamente, inseriamo notizie su quelle che sono le novità da Bruxelles. E accanto a questo focus abbiamo anche un'altra pagina che si chiama www.programmicomunitari.formez.it, che è una pagina di informazione sui finanziamenti diretti dell'Unione Europea. All'interno di questa pagina trovate due banche dati, le banche dati dei finanziamenti diretti per il periodo di programmazione 2014-2020. Ma abbiamo già messo in linea quelle che sono le previsioni dei futuri finanziamenti diretti per il periodo appunto successivo, che sarà quello che va dal 2021 al 2027, dove abbiamo pubblicato le proposte di adozione dei futuri finanziamenti europei. Ancora abbiamo uno scadenzario bandi dove inseriamo appunto tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei finanziamenti diretti, ma anche altre proposte tipo le borse di studio che vengono per esempio pubblicate dalla Banca Europea per gli investimenti e tante altre opportunità sia per i giovani che per i meno giovani. In più abbiamo una sezione documentazione dove potete trovare tutta una serie di guide utili, per esempio tipo le guide che sono prodotte sia da noi ma anche da altri enti e che comunque hanno come focus appunto l'Unione Europea. Le nostre guide ne abbiamo prodotte diverse durante gli anni, diciamo, della nostra attività. L'ultima è cosa fa l'Unione Europea per la salute dei suoi cittadini, ma abbiamo anche prodotto delle guide sui finanziamenti dell'Unione Europea, come finanziare lo sport, la mobilità ciclistica e il turismo sostenibile con i fondi europei, ma anche come presentare una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti e in più abbiamo prodotto una guida su le fonti di informazione in Italia sui finanziamenti europei. Altri servizi che offriamo al cittadino è appunto una newsletter mensile che pubblichiamo sul nostro sito web, ma ci si può anche scrivere tramite appunto il sito europa.formez.it e poi abbiamo un nostro canale Twitter.
In più noi partecipiamo anche ad alcuni eventi per essere vicino ai cittadini, per esempio partecipiamo insieme alla rappresentanza della Commissione europea con uno stand a Bicin Rosa, ma per esempio abbiamo anche partecipato sempre presso lo stand della rappresentanza della Commissione europea in Italia al Giro d'Italia e ad altri eventi che sono stati organizzati per i giovani. Cosa prevediamo di organizzare ancora in questi anni? Innanzitutto, dal 18 al 29 marzo si terrà la Primavera dell'Europa, che è un'iniziativa della rappresentanza delle scuole della rappresentanza della Commissione europea, che prevede l'organizzazione di una serie di eventi nelle scuole secondarie, nelle università e nelle città. Questo per portare quanto più possibile l'Europa vicino ai cittadini, soprattutto vicino ai più giovani, e quindi anche per promuovere la partecipazione attiva alla vita democratica dell'Unione europea. Nell'ambito della Primavera dell'Europa, organizzeremo alcune giornate informative come sulle opportunità europee per i giovani. Ne abbiamo prevista una il 26 marzo presso il Comune di Castelnuovo di Porto, ne abbiamo organizzata un'altra il 26 marzo presso il Comune di Monterotondo e siamo in fase di definizione delle date con il Municipio X di Ostia, con il comune di Tivoli e con il comune di Aprilia. Devo dire che probabilmente con il comune di Tivoli e il comune di Aprilia non organizzeremo qualcosa di specifico in occasione della Primavera dell'Europa, ma è più probabile che organizzeremo qualcosa in occasione della Festa dell'Europa, che si tiene appunto il 9 maggio. Ancora, nel nostro piano di azione abbiamo previsto tre webinar, uno è quello di oggi sulla campagna istituzionale in vista delle elezioni europee 2019, ne abbiamo un altro in programma il 26 febbraio sugli strumenti di capacity building e di assistenza tecnica, nello strumento per la preaudizione e nello strumento di vicinato. E in più abbiamo un webinar, data da definire, ma probabilmente sarà nel secondo semestre dell'anno, sulla regolamentazione dei prodotti di plastica monouso, che è uno dei temi caldi in questo momento presso l'Unione Europea. In più organizzeremo un evento, sempre con data da definire, sulle opportunità di finanziamento europeo nel settore della salute, dove daremo anche indicazioni di quali saranno i futuri finanziamenti europei per il periodo di programmazione 2021-2027. Ancora, questi sono i nostri contatti, abbiamo un'email, europedirect@formez.it, abbiamo un call center e poi abbiamo il canale Twitter. Un'ultima informazione, alla fine di questo webinar noi pubblicheremo sia le slide che verranno proiettate che la registrazione del webinar all'interno della pagina attraverso la quale vi siete registrati, in modo che possa essere fruito anche da coloro che oggi non sono riusciti a collegarsi. Io ora mi fermo, lascio la parola a Raffaella e vi ringrazio per la partecipazione e spero di vedervi in occasione delle Grazie giornate che molte Claudia, mi organizzeremo nei unisco prossimi anche io mesi. al buongiorno e al benvenuto ai colleghi EDIC dei centri di documentazione e soprattutto ai nostri utenti Europe Direct. Io vorrei passare subito la parola per non sottrarre tempo prezioso a Claudia De Stefanis, che è responsabile della comunicazione presso la rappresentanza della Commissione europea a Roma, per una nota introduttiva e successivamente pregherei anche Valeria Fiore, responsabile dell'ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, di introdurci appunto il tema principale di questo webinar, che è la campagna istituzionale per sensibilizzare al voto delle prossime elezioni del 26 maggio. Grazie Claudia, a te la parola e grazie anche a Valeria. Prego. Grazie Raffaella, buongiorno a tutti. Sono qui con un gruppetto nutrito che mano a mano vedrete alle mie spalle perché siamo insieme ai colleghi del Parlamento europeo e ad alcuni recruiter di Stavolta Voto per parlare appunto di questa campagna istituzionale per promuovere la partecipazione al voto alle elezioni europee. E la presenza della rappresentanza accanto al Parlamento europeo è per segnalare che si tratta di un'iniziativa che è condivisa dalle istituzioni, quindi nella quale la Commissione europea collabora con il Parlamento e lo facciamo in realtà anche con una serie di attività che organizziamo sul territorio.
Quindi io rubo veramente 5 minuti però per parlare di due delle attività che noi come rappresentanza in Italia della Commissione Europea faremo a breve, brevissimo, per supportare appunto la campagna stavolta voto. Prima di tutto il camion. Ebbene sì, ci muoveremo questa volta con un camion, così saremo visibili, un vero e proprio tir. L'Europa arriva in città, un truck tour che toccherà alcune città, toccherà Caserta e Aversa, toccherà Roma, dove spesso siamo nel centro della città ma poco in periferia, quindi saremo nel quartiere Prenestino e saremo ad Ostia e saremo poi a Campobasso perché il Molise esiste ed è bene ricordarlo. Quindi siamo con questo track tour nella settimana dal 26 febbraio al 3 marzo. L'altra iniziativa alla quale la rappresentanza in Italia della Commissione europea partecipa e che ci vede protagonisti per sostenere la campagna stavolta voto è la Primavera dell'Europa. Ne ha parlato poco fa Claudia Salvi, la Primavera dell'Europa. È un'iniziativa che si svolge dal 18 al 29 marzo e che prevede diversi livelli. Da un lato le scuole sono coinvolte attraverso la rete Eurodesk, coordinata dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea, dalla sede di Milano, dalla rappresentanza regionale. Poi un secondo livello è costituito dai nostri centri Europe Direct che sul territorio faranno delle attività varie, compresa la distribuzione di bandiere europee e un contest fotografico per ricordare i simboli dell'Unione. E poi terza fascia, terzo livello di attività, delle attività realizzate dai nostri centri di documentazione europea. Sempre nello stesso periodo, tra il 18 e il 29 marzo, nelle università per sensibilizzare anche gli studenti universitari rispetto al voto alle elezioni europee. Questo un pochino è il quadro delle attività che svolgeremo da qui a fine marzo e sono delle attività in cui ovviamente siamo insieme al Parlamento, perché di fatto la campagna è una campagna congiunta delle istituzioni, ma insomma è chiaro che i colleghi dell'Ufficio Collegamento del Parlamento Europeo sono in prima linea. Proprio per questo io non voglio togliere altro tempo ai colleghi del Parlamento Europeo per permettere loro di spiegare un po' più nel dettaglio questa campagna e soprattutto far parlare i protagonisti della stessa. Quindi rimaniamo comunque a disposizione per eventuali domande sia sul track tour sia sulla Primavera dell'Europa, ma lascerei spazio e parola ai veri protagonisti di oggi. Grazie. Grazie molte Claudia. Prima di passare la parola, come dici tu giustamente, ai protagonisti di questa campagna istituzionale, pregherei il collega che ci supporta preziosamente nella realizzazione di questo webinar se può mandare quei video che il Parlamento europeo ha prodotto in maniera tale che grazie Valeria, prego a te dopo questo primo video che ha introdotto le tematiche cruciali che con questo voto alle elezioni dobbiamo tenere in considerazione. No, mi taccio e ti passo subito la parola ringraziandoti per le tue note introduttive. Prego. Grazie mille, grazie a Claudia Raffaella per l'organizzazione di questo webinar che ci dà l'opportunità di parlare di Scusate un stavolta voto. attimo, scusa Valeria se ne approfitto, mi dicono che non si sente nulla. Già all'intervento di Claudia non si sentiva, dovete alzare la voce e avvicinare quanto più possibile il microfono, per favore. Grazie. Ci riproviamo, mi sentite È adesso? bassissimo. Ci date un feedback, per favore? Nella chat? Io dico sì. Ok,
No, dovete alzare un po' il volume sia del computer ma anche proprio del... Dice che non si sente niente. Quindi se cortesemente alzate un po' il volume del computer attraverso il quale vi state collegando e anche il volume della voce. Claudia, mi permetto pure di invitare i nostri utenti a verificare, perché noi sentiamo bene i nostri relatori, quindi vorrei invitare i partecipanti anche a regolare l'audio del loro computer, magari un problema anche locale, diciamo, della loro postazione. Quindi facciamo un check incrociato affinché si ottimizzi l'audio e possiamo finalmente fruire di questo webinar. Provo a parlare, mi dite se mi sentite, mi scrivete? Pronto? Riprovo. Mi sentite? Va bene, io riprovo, poi se non mi sentite me lo direte. Allora, volevo ringraziare tutti gli organizzatori qui, Claudia Raffaella e anche la Commissione europea per questa opportunità importante che abbiamo di parlarvi. Soprattutto perché siamo a 100 giorni dalle elezioni europee, quindi per noi ora si entra nel vivo, si fa sul serio, la campagna stavolta voto l'abbiamo iniziata insomma alla fine dell'anno scorso, stavolta voto è una campagna istituzionale, mi raccomando, quindi più ci avviciniamo alle elezioni europee, meno saremo con dei partner politici sul territorio italiano. È una campagna istituzionale che vuole coinvolgere i cittadini nella diffusione della conoscenza del Parlamento europeo e dell'appuntamento elettorale del 26 maggio qui in Italia delle elezioni europee. E come farlo? Stavolta voto non è soltanto un messaggio, ma è soprattutto un sito. Infatti nella comunicazione usiamo stavoltavoto.eu. Alcuni ci fanno questa domanda, usiamo hashtag stavoltavoto o stavoltavoto.eu? Quindi il nostro invito è usare gli hashtag sui social per ritrovarvi quando parlate di noi, però da promuovere, vi preghiamo di promuovere stavoltavoto.eu perché rende chiaro che c'è un sito sul quale andare. Questo sito viene gestito sia a Bruxelles ma anche in grossa parte da noi. È un sito in cui i nostri attivisti si possono iscrivere, possono dire che partecipano alla campagna e poi possono diventare volontari, come lo è qui il nostro amico Daniele che poi conoscerete. E quindi chi vuole si può attivare per organizzare degli eventi, dircelo e noi lo metteremo sul sito e quindi comunicheremo a tutti gli altri iscritti di Stavolta Voto che c'è un evento e quindi creeremo dei gruppi, è un sito che favorisce appunto gli incontri online e offline per favorire appunto la conoscenza delle elezioni e del Parlamento europeo e delle opportunità. E la campagna nasce dal fatto che una gran parte degli astenuti delle ultime elezioni erano delle persone che magari non si rendevano conto dell'importanza del voto, che per ragioni tecniche non hanno votato, noi ci rivolgiamo a quelli, perché ci sono quelli già convinti, quelli che proprio non si convinceranno mai, però ecco, il nostro target preciso sono i giovani e le persone che appunto non hanno ancora colto bene l'importanza di votare alle europee, di avere un Parlamento europeo che sia forte e che riesca appunto a cambiare l'Europa se la vogliono cambiare, ma appunto con una forte legittimazione democratica. Come convincere queste persone? Nella convinzione alla base di questa campagna è che i propri amici, le proprie cerchie che frequentano normalmente di associazioni e i propri contatti sono quelli più adatti a trovare modi per spiegare l'importanza del Parlamento europeo. Quindi, partendo da questo principio è nata l'idea di questa campagna che parte appunto, che dà l'opportunità dal basso di creare collegamenti e quindi noi non abbiamo il controllo completo di questa campagna, anzi favoriamo appunto la diffusione indipendente di azioni che abbiano appunto obiettivo comune stavolta voto. Quindi questo più o meno era quello che vi volevo dire. Volevo dirvi che in Italia ci sono ad oggi 16.000 iscritti a Stavolta Voto, non ci basta, quindi la nostra richiesta quasi supplica, fate iscrivere chiunque voi potete incontrare, se organizzate degli eventi aiutateci a raccogliere
le adesioni a questo sito. Siamo i secondi in Europa, che non è male. Ovviamente ci piacerebbe essere i primi. Comunque, sono stati, appunto, il nostro obiettivo è diffondere la conoscenza di questa campagna più possibile. E in più abbiamo 2.000 volontari, cioè 2.000 persone che come Daniele hanno deciso di metterci la faccia e di organizzare loro stessi degli eventi. E questi volontari noi, poi vengono in contatto con noi, ovviamente noi possiamo seguire tutti fino a un certo punto, però diciamo che loro ci mandano delle richieste, noi cerchiamo di aderire alle loro richieste, quindi se volete fare i volontari, vi servono i materiali della campagna, eccetera, tramite il sito potete entrare in contatto con noi oppure con noi direttamente, visto che stiamo parlando qua. E quindi no, tutto il nostro supporto siamo disponibili a darlo per organizzare dei vostri eventi che parlino di Europa e di Parlamento europeo e convincano le persone a venire. Stiamo anche diciamo, chiedendo a dei VIP di appoggiare la campagna e da poco, se vi andate sui nostri social, come racconterà anche Sia che lavora sui social per noi, abbiamo avuto adesioni importanti alla campagna Stavolta Voto, da ultimo Samantha Cristoforetti, Bocelli, abbiamo avuto il Posso. Abbiamo avuto dei nuotatori, dei pallanuotisti, stiamo raccogliendo le adesioni. Chiunque pensi che sia un valore aggiunto nell'Europa per qualsiasi motivo, gli chiediamo di sostenere la campagna. E quindi anche voi, se aveste dei contatti con dei VIP, eccetera, che pensate che possono essere interessati, potete sicuramente passateceli, che li contattiamo e gli chiediamo di appoggiarci. E quindi per me più o meno è tutto. Volevo ringraziare appunto del vostro supporto passato ma anche futuro, rinnovare la disponibilità a rispondere alle domande adesso, a aiutarvi se voleste organizzare qualcosa. In bocca al lupo alla campagna e andate a votare. Grazie. Grazie molte Valeria. Io ricordo intanto il numero dei partecipanti è cresciuto, quindi prima di passare la parola agli altri protagonisti di questa campagna, agli altri colleghi del Parlamento europeo, il numero dei partecipanti è cresciuto, quindi approfitto, siamo già 136 partecipanti, approfitto per ricordare, come già è stato detto in introduzione, che questo webinar sarà registrato, il link alla registrazione sarà reso disponibile a brevissimo con tutti i materiali, anche video che e trasmetteremo, quindi l'invito è non solo anche di aiutarci a segnalare a coloro, appunto, di aiutarci a diffondere ulteriormente perché è un webinar estremamente importante perché ci aiuta a capire non solo cos'è questa campagna istituzionale di sensibilizzazione al voto, ma anche perché è importante, come vedremo a breve, perché è importante andare a votare ed essere, giocare un ruolo attivo nel plasmare il futuro dell'Unione Europea che vogliamo nel prossimo futuro. Quindi passo subito la parola a Lucia Pecorario e al collega Alberto D'Argenzio per presentarci la campagna. Grazie molte. Scusate, ricordo a tutti i partecipanti, coloro che volessero fare domande, chiedere dei chiarimenti o intervenire, possono tranquillamente farlo in chat e poi ci lasciamo un 20 minuti al termine di questo webinar per rispondere a tutte le domande e alle curiosità che dovessero, giungere dai partecipanti. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Io, se è possibile farla adesso, se no lo facciamo più tardi, farei vedere appunto il video di cui parlavamo prima per entrare un po' nel clima anche dei prodotti che stiamo insomma, facendo intorno alla campagna e che diffondiamo. Come ti chiami? Mi chiamo Paola, mi chiamo Amida. Mi chiamo Come Jonas. ti chiami? Se dico Europa, cosa ti viene in mente? Mi viene in mente opportunità, un'opportunità di lavoro, un'opportunità di viaggiare senza problemi e un'opportunità di studio all'estero. Mi viene in mente occasione, libertà, amicizia, principi ispiratori dei nostri padri europeisti.
Opportunità di crescita, opportunità di lavoro, opportunità da cogliere. Che esperienza hai di Europa nella tua vita quotidiana? Mi ha permesso di fare un'esperienza a Bruxelles di 6 mesi di tirocinio attraverso un programma Erasmus Trainship. Faccio tirocinio presso l'Europe Direct dell'Umbria Cesar e sto aprendo altre antenne Europe Direct nel Molise per portare ai miei concittadini lo spirito europeista che ho conosciuto qui. Tra breve farò il mio primo Erasmus e aiuto a condurre un programma chiamato Play Europe con la mia radio. Perché andare a votare per le europee 2019? Vuol dire iniziare a dire io, perché noi siamo parte di una grande famiglia che è l'Europa e dobbiamo iniziare a essere protagonisti di questa storia. Perché abbiamo la possibilità di dare un impatto a quello che sarà il nostro futuro. Perché credo in un'Europa che debba essere più solidale con i propri paesi membri. Stavolta voto per poter costruire anche io l'ambiente che mi circonda. Stavolta voto per gli Stati Uniti d'Europa. Stavolta voto per me e per viaggiare. E tu? Ecco, queste sono le voci di alcuni dei giovani che si sono iscritti a Stavolta Voto e che noi appunto stiamo diffondendo. Uno dei canali principali con cui ovviamente diffondiamo le nostre informazioni, i prodotti legati alla campagna, sono i canali social. Io mi occupo di gestire i canali italiani su Twitter, Facebook e Instagram. Tra l'altro appunto invito tutti, se ancora non lo fate, a seguirci su Twitter. Il nostro account è pe_italia, uguale su Instagram, e su Facebook siamo l'ufficio del Parlamento Europeo in Italia. I canali social sono ovviamente per noi strumento prezioso per diffondere messaggi direttamente collegati alla campagna, che invitano quindi a iscriversi alla campagna, sia per veicolare tutta una serie di altri messaggi, molti di voi già li ricondividono, diciamo che sono tesi a, hanno l'obiettivo di parlare di Europa, parlarne nel modo più chiaro e più semplice possibile e di intervenire su questioni di cui spesso si parla con toni, diciamo, diffondendo notizie errate, tendenziose o appunto non corrette. Noi cerchiamo quindi di produrre contenuti il più social possibile, nel senso il più semplice possibile, per diciamo, fare chiarezza rispetto a tutta questa serie di notizie che circolano sul appunto Europa e politiche europee. E anche altri prodotti per sottolineare anche l'importanza che l'Europa ha nella vita quotidiana di tutti noi e nella vita dei singoli, che poi appunto si riflette nella vita della comunità. Sono tutti prodotti, appunto, come vi dicevo, che molti di voi già conoscono, perché che già condividono, e che per noi è molto importante che appunto riescano ad avere la maggior diffusione possibile. Per questo, in questo senso, mi sento anche di fare un appello, di chiedervi di aiutarci a diffondere questo tipo di contenuto in modo che appunto da scaturire un effetto, un effetto valanga, da ampliare il più possibile, la cassa di risonanza che questi messaggi hanno. Non sono direttamente collegate alla campagna Stavolta Voto, ma aiutano ad incrementare il senso di importanza che ha l'Europa appunto nella nostra vita quotidiana, e quindi, come si diceva anche prima, l'importanza che per ciascuno di noi ha andare a votare, esprimere col proprio voto, dare forza alle istituzioni europee, perché appunto sono effettivamente molto presenti nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi questo, diciamo, per quanto riguarda i prodotti che veicoliamo noi sui canali social. Un'altra cosa molto importante e in cui il ruolo degli uffici sul territorio è altrettanto fondamentale: si diceva prima che Stavolta Voto è una campagna basata sulle persone. È per questo che
per voi che avete un contatto quotidiano sui territori, sarebbe molto bello e per noi anche molto utile non soltanto diciamo, far iscrivere più persone possibile alla piattaforma, insomma, al sito stavolta voto.eu, ma anche cercare di stimolarli nel produrre piccoli messaggi da veicolare anche sui social, ovviamente usando l'hashtag stavolta voto, taggando i nostri profili sui social, di modo che noi a nostra volta possiamo rilanciarli e diciamo, ampliare la catena di quanti già stanno aderendo e dando voce a questa nostra campagna. Valeria citava prima Samantha Cristoforetti, che è uno dei VIP che ha aderito, c'è stato Massimiliano Rosolino, Andrea Bocelli, Ezio Bosso, questo per quanto riguarda i VIP. Il video che abbiamo appena visto invece è come dire, dà voce a giovani, sono tanti giovani che già fanno parte di Stavolta Voto e che hanno dei messaggi semplici, diretti, veri nella loro quotidianità, che sono appunto la forza di questa campagna e che per noi sono preziosi e che vorremmo poter rilanciare. Quindi il vostro contributo da questo punto di vista, come dire, è un appello a coinvolgete le persone intorno a voi, invogliatele, invitatele a produrre questo tipo di piccoli video, anche molto artigianali, insomma, in cui raccontano perché l'Europa è importante per loro e perché quindi è importante andare a votare. Allora, Lucia, sì, se alcune vuoi delle rispondere, se domande. no possiamo, come preferite voi, se no possiamo andare avanti e poi raccogliere le domande e così rispondere poi nella sessione finale. Però se preferisci fare delle considerazioni, visto che questa si riferisce specificamente, questa domanda si riferisce al video, se lo vuoi commentare prego, se no altrimenti proporrei di rispondere alle domande dopo. No, ecco, leggo qui, non abbiamo raccolto le impressioni dei nostri cittadini non tramite un video ma facendo compilare le cartoline. Potremmo metterle insieme e inviarveli. Certo, magari per dire, potrebbe essere un'idea carina mettere insieme tutte le cartoline in un collage in modo che si legga quali sono i messaggi che vengono fuori relativi a stavolta voto. Diciamo tutto il materiale che viene fuori dalla vostra creatività. È per noi occasione preziosa appunto per dimostrare che effettivamente questa campagna è viva ed è viva dal basso, insomma dalle persone, dai singoli. Non è una campagna, è una campagna che appunto ha voci, ha volti e ha idee che vengono dalle persone. Daniele è uno dei nostri volontari, lo sentirete dopo, ma insomma, come lui tanti altri, ed è bene farlo vedere. Insomma, quindi ancora una volta usate la creatività, taggateci di modo che appunto noi possiamo poi ricondividerlo. Credo sia una bella dimostrazione, insomma, di lavoro. Grazie molte Lucia. No, Non so se hai altro da aggiungere. vogliamo Se hai altro da aggiungere, se fare vogliamo una. passare la parola al tuo Ah, collega io per ora Alberto. diciamo. Buongiorno a tutti, sono l'addetto stampa, uno degli addetti stampa del Parlamento europeo a Roma, il titolare Maurizio Molinari non è qui purtroppo al posto mio perché è in giro proprio per promuovere un evento legato alle elezioni perché oggi è un giorno un po' particolare, oggi scade il 100 giorni, o meglio, viene lanciato il conto alla rovescia per i 100 giorni alle elezioni del 26 maggio. In realtà le elezioni sono dal 23 al 26, però noi che siamo gli ultimi anche a chiudere i seggi. Lo facciamo partire oggi, che sono appunto i 100 giorni fino al 26 maggio. È una data che se oggi avete per caso comprato un giornale, cosa che si fa sempre meno, ma che comunque andrebbe fatta, questa data dei 100 giorni viene ripresa sui due maggiori quotidiani italiani, che sono La Repubblica e Il Corriere. La Repubblica con la presentazione di alcuni sondaggi che sono stati realizzati in tutta Europa, meglio in tutti i 27 Stati membri. Il Corriere invece con il lancio appunto di un progetto che è illustrare le elezioni europee da qui al 26 maggio. Diciamo uno un articolo più su quelli che possono essere gli equilibri del prossimo Parlamento europeo e l'altro invece c'è una bellissima testimonianza di Mika, il cantante libanese, che racconta come per lui gli Stati Uniti d'America, cioè l'idea di America, in realtà sia stata l'Europa, pur avendo lui un passaporto americano.
Quindi è interessante vedere come ci sono i due, diciamo, le due tipi di narrazioni che stiamo cercando di lanciare, sono quelle legate, uno, ad uno studio su quelli che possono essere effettivamente gli sviluppi della macchina comunitaria nel post 26 maggio, quindi da qui al 26 maggio cosa può accadere a livello di voto, e poi invece quello che è una cosa più, un aspetto più, se vogliamo, affettivo, di come si possa dimostrare che l'Europa incide materialmente, e lo sappiamo chiaramente perché molte delle cose che facciamo ogni giorno, non fosse altro che abbiamo l'euro in tasca, derivano dall'Europa, ma anche affettivamente, ma proprio c'è il legame che noi cittadini, in questo caso italiani, possiamo sviluppare con l'Europa come idea e come patrimonio non solo materiale ma anche affettivo. E quindi noi, ripeto quello che hanno detto chi mi ha preceduto, sia Lucia che Valeria, effettivamente per questa seconda dimensione, che è la parte affettiva, usiamo come cavie le persone, o meglio i recruiter, i volontari che partecipano a questa campagna. Le usiamo come cavie perché fondamentalmente sono già loro stessi una testimonianza fresca, in primo luogo perché tendono ad essere più giovani di noi, e entusiasta di quello che è l'appartenenza all'Europa Unita. Sicuramente abbiamo delle difficoltà perché le nostre cavie si assomigliano un po' tutte, nel senso che sono dei prodotti di questa Europa nel senso positivo, ma che sono però, hanno un percorso in molti casi semplice, l'avete visto anche voi dal video, sono tutte persone che hanno comunque una formazione universitaria e che approfittano appieno, anche grazie a questa formazione universitaria, di quello che è l'Europa. Ci piacerebbe avere delle cavie appunto idrauliche, panettieri, delle persone che magari non hanno direttamente la possibilità di valutare in maniera, appunto, come dicevo prima, diretta l'appartenenza all'Europa, ma che comunque vada, sviluppano, perché l'Europa dà molto anche a tutti, possono sviluppare questa dimensione affettiva verso l'Europa. E se non è affettiva, è comunque pratica. Appunto, visto che si parla anche di praticità, un altro aspetto che noi tendiamo a utilizzare nella nostra politica stampa è un altro, diciamo, un altro utile, come si dice, no, in italiano, un altro strumento che è il sito Cosa l'Europa fa per me. È un sito che permette ad ognuno di noi di vedere su tre aspetti: il territorio, i valori e i contenuti, quello che l'Europa appunto declina giornalmente per i cittadini europei. Quindi è un sito molto semplice e intuitivo, uno può vedere nella sua città, meglio nella propria provincia, i progetti europei di maggior interesse e maggior successo, ma può anche vedere per settore, quindi dall'immigrazione alla formazione, alla salute, al commercio, quelli che sono gli aspetti in cui l'Europa è maggiormente attiva, oppure un altro, quello legato ai valori, appunto, cosa ci fa più europei e cosa ha permesso di sviluppare, oltre alla pace, l'Europa in questo continente. Sono queste un po' le linee guida della nostra campagna. Chiaramente è una campagna sviluppata in un ambiente che non è semplice. L'Italia è forse il paese che, lo dicono le stime dell'Eurobarometro, ma se vogliamo lo dice anche il nostro panorama politico, si sente più lontano dall'Europa. Addirittura abbiamo dei risultati peggiori di quelli che riguardano la Gran Bretagna per spirito europeista. E quindi è chiaramente un terreno non facile. Per quello, per noi è molto importante poter contare sugli Europe Direct, ma anche appunto sui volontari, come si diceva prima, perché sono persone che veicolano un messaggio europeo senza passare dall'istituzione. Le istituzioni europee, in molti casi, in Europa e in Italia, vista come di parte, come normalmente lo è anche per quanto noi facciamo gli interessi di tutti, anche di chi non approva l'Europa, però chiaramente è un messaggio che quindi può essere visto come segnato già alla radice. Avere con noi delle persone come voi e come i nostri recruiter che invece portano avanti la bandiera dell'Europa senza avere il bollino, come abbiamo noi direttamente, di funzionari europei, ebbene è una cosa che ci aiuta sicuramente e che può dare quella freschezza che noi magari non abbiamo proprio per il marchio che ci portiamo dietro. È molto importante sviluppare questo discorso anche perché appunto la narrativa in Italia su quelle che sono le prossime elezioni europee è molto negativa, finanche troppo, nel senso che in Italia si vende molto l'idea che ci sarà un cambiamento totale dell'Europa dopo il 26 novembre. In realtà questo cambiamento ci sarà, ma non sarà totale, nel senso che anche le forze euroscettiche che approderanno sicuramente in numero maggiore di quanto non siano oggi al Parlamento europeo non riusciranno comunque a cambiare le dinamiche partitiche e comunque non ancora a cambiare le dinamiche anche nelle altre istituzioni che fanno parte della torta comunitaria, quale Commissione e Consiglio europeo. Avete qualche domanda? Se Allora, abbiamo Alberto, le domande, domande le non le riportiamo in faccio. questo box qui.
se vuoi rispondere. In realtà c'è un partecipante, Giorgio Pennella, che aveva osservato, però tu già gli hai risposto, aveva osservato cosa fa concretamente l'Unione Europea per determinate categorie, nella fattispecie liberi professionisti, ma tu proprio anticipando il sito, il portale di cosa fa l'Unione Europea per me, di cui abbiamo riportato in chat il link, avevi già risposto. Invitiamo tutti i partecipanti a informarsi, a documentarsi su questo sito per capire concretamente cosa fa l'Unione Europea. Abbiamo riportato anche in chat il link, il sito a stavoltavoto.eu, dove è possibile trovare tutta una serie di informazioni su come si vota. È tutta una serie di approfondimenti anche ovviamente con un link sul sito del Parlamento europeo, quindi vi invitiamo attivamente a utilizzare questi strumenti e questi canali informativi che sono messi a disposizione della cittadinanza per essere maggiormente informati. Se siete da. Prego. Leggo un commento di Edoardo che chiede i motivi dell'atteggiamento poco chiaro e a sua veduta punitivi della UE nei confronti dell'Italia in materia di immigrazione. Allora, il problema dell'immigrazione, chiaramente l'abbiamo visto anche nell'Eurobarometro, uno dei più sentiti in Italia. Però torniamo al discorso che facevo prima della narrazione, è un problema sentito, però io direi anche strumentalizzato in termini politici e mediatici in Italia, nel senso che i dati sull'ultimo anno, anno e mezzo, parla di arrivi molto, molto limitati. Ormai la Spagna è il paese in cui sta arrivando più migranti in Europa, non è l'Italia. Negli ultimi 15-20 anni possiamo vedere che Italia, Spagna e Grecia si sono divise questo ruolo di principale piattaforma di arrivo dei migranti dall'Africa o dal Medio Oriente, se lo sono suddivisi per questioni chiaramente anche di equilibri geopolitici nel sud del Mediterraneo e Medio Oriente. Ebbene, non c'è effettivamente, diciamo, non c'è una problematica sociale che è più sentita di quella che è la problematica reale. Detto questo, effettivamente manca una politica europea in termini di immigrazione, perché le regole attuali, quelle legate al regolamento di Dublino, prevedono che sia il primo paese a occuparsene. Il Parlamento europeo, cioè l'organizzazione che noi, l'istituzione che noi rappresentiamo, in realtà ha votato già nel novembre del 17, del 2017, quindi quasi un anno e mezzo fa, una riforma di questo regolamento di Dublino che renderebbe automatici la ripartizione dei migranti. Quindi un caso come quello Sea-Watch o 18 non ci sarebbe adesso se ci fossero le regole approvate a maggioranza dal Parlamento europeo. E ricordo che in quel caso i rappresentanti italiani si divisero perché i 5 Stelle votarono contro queste regole e i rappresentanti della Lega si astennero, cose che adesso sono al governo e chiedono le stesse cose. Quindi se ci fossero quelle regole in vigore non ci sarebbero più questi casi. Quanto al problema di ordine pubblico, allora, torno al discorso di prima, la presenza di migranti in Italia è molto inferiore percentualmente, per esempio, a quella di altri paesi quali la Germania. Eppure noi tendiamo a drammatizzare la questione in Italia. Se ci sono dei problemi di ordine pubblico, ci sono sicuramente perché magari in Italia non vengono sfruttati appieno anche quei fondi che l'Unione Europea mette a disposizione per l'integrazione. Però lì si entra veramente in un'altra dinamica che porta poi a discutere come vengono implementati i fondi. L'Italia purtroppo è uno degli ultimi paesi per percentuale di implementazione dei fondi comunitari, e parlo di tutti i settori. Quindi ci sono varie cose che sicuramente l'Europa po potrebbe far meglio, come dicevo prima, quella questione di ridistribuzione dei migranti, se solo anche accettasse le regole che propone il Parlamento. E dall'altro lato però ci sono dei problemi che sono legati a come gli Stati membri poi recepiscono e implementano in ambito locale delle risorse o delle normative che in Europa invece sono approvate e che in altri paesi vengono invece implementate in maniera molto più efficace. Grazie molto Alberto. Chiarissimo, no, Quanto alla grazie, monitoraggio chiarissimo, grazie per la risposta di esaustiva. Io proporrei solamente una piccola mozione d'ordine perché sono graditissime le domande dei partecipanti, però è ovvio che qui dobbiamo parlare del perché è importante andare a votare. Queste domande specifiche sull'attuazione delle politiche europee, su come è possibile e dobbiamo migliorare le politiche europee, in qualche modo ci riportano al tema cruciale. È importante andare a votare per essere presenti in Parlamento e per fare in modo che il Parlamento possa rappresentare veramente tutti i cittadini europei e possa operare al meglio per migliorare le politiche che l'Unione Europea realizza.
Quindi purtroppo, per quanto i temi siano cruciali e siano interessantissimi, ritengo, se siete d'accordo, che purtroppo non è possibile entrare nello specifico e approfondire le varie questioni tematiche, le varie questioni politiche. Magari possiamo pensare di organizzare un'altra attività, un altro webinar di approfondimento, ma per questo specificamente, ahi noi, non è possibile entrare nel merito delle varie questioni. Ma tutto questo risottolinea il bisogno di democrazia che c'è, il bisogno di essere rappresentati in Parlamento europeo affinché il Parlamento europeo possa agire e adempiere al suo ruolo nel migliore dei modi. Quindi è un modo, questo fabbisogno è proprio un modo per sottolineare l'importanza di andare a votare e il perché. Bisogna andare a votare il 26 maggio, appunto fra circa 99 giorni. E proprio per questo, se Alberto non ha null'altro da aggiungere, io Non ho passerei la null'altro parola. da Sì, no, io passerei un attimo la aggiungere a parola a Pier Matteo. Virgilio D'Astoli, che è il presidente del Movimento Europeo, che ci aiuta appunto a comprendere cos'è la cittadinanza europea, perché è importante andare a votare, quali sono le competenze del Parlamento europeo, per poi lasciare in ultimo la parola al nostro a Daniele Bonanni, al volontario della campagna, che, come diceva Valeria Fiore, ci mette la faccia, ma io direi che ci mette anche il cuore per appoggiare questa campagna. Quindi, last but not least, non perché sia meno importante, ma proprio perché ci teniamo a chiudere questo webinar con una testimonianza concreta live, darei prima la parola a Pier Virgilio D'Astoli, che inviterei ad attivare la telecamera, la webcam e il microfono, così ci introduce un attimo meglio le motivazioni del perché è importante andare a votare, e poi chiuderei con la testimonianza preziosissima di Daniele Bonanni in quanto volontario della campagna. Grazie Pier Virgilio per prendere la parola. Buongiorno a tutti, è stata attivata la videocamera e l'audio. Il Parlamento europeo dal 23 al 26 maggio festeggerà i 40 anni dell'elezione a suffragio universale diretto. La prima elezione ha avuto luogo nel 1979. Tenete conto che quelli che andarono a votare per la prima volta nel Parlamento europeo nel 1979 erano nati all'inizio degli anni 60, erano nati in famiglie in cui i genitori avevano tutti subito le conseguenze drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Sono passati 40 anni, queste sono le none elezioni del Parlamento europeo. Nel 1979 eravamo 9 paesi, circa 250 milioni di abitanti, andarono a votare circa 120 milioni di cittadini. Quest'anno saremo 500 milioni di abitanti, più o meno gli elettori sono circa 400 milioni. Nel 2014 andarono a votare un po' più di 180 milioni di elettori in tutti i paesi membri, cioè una percentuale di circa il 43%. Cioè vuol dire che il Parlamento europeo è vero che rappresenta i cittadini, ma se una parte dei cittadini non va a votare, evidentemente rappresenta quei cittadini che hanno deciso di andare appunto a esprimere il loro voto per rinnovare il Parlamento europeo. Ed è questa una ragione per la quale noi riteniamo che bisogna insistere perché i cittadini vadano a votare, perché soltanto votando il Parlamento europeo rappresenterà effettivamente tutti i cittadini europei, o almeno gli elettori che possono andare a votare. Il Parlamento europeo è importante, e il Parlamento europeo è importante perché il Parlamento europeo è un'istituzione che è l'unica, fra l'altro, a livello europeo che rappresenta tutti i cittadini, che decide in tutte le materie in cui il trattato attribuito al Parlamento e al Consiglio un potere legislativo. Circa il 60-65% delle leggi europee, che non sono chiamate leggi, ma sono chiamate regolamenti e direttive, è covotata dal Parlamento europeo, nel senso che una direttiva o un regolamento possono entrare in vigore soltanto se il Parlamento, che rappresenta i cittadini, l'ha votata. Il Parlamento europeo è un Parlamento che controlla. La Commissione europea non è un organo al di sopra delle parti, autonomo e indipendente, ma è sottoposto al controllo politico e anche finanziario del Parlamento europeo. Il bilancio dell'Unione europea, tutti gli anni il Parlamento europeo vota una mozione, un accordo relativo appunto all'esecuzione del bilancio europeo. Il Parlamento europeo è un Parlamento che propone, fa delle proposte politiche e può anche proporre alla Commissione europea
di introdurre delle proposte di legge, di regolamento e di direttiva. Il Parlamento europeo è un Parlamento che dialoga, nel senso che quasi tutte le commissioni parlamentari, quando discutono di temi importanti relativi all'Unione europea, organizzano delle audizioni di organizzazioni di portatori di interesse e di organizzazioni della società civile. E il Parlamento europeo è appunto un Parlamento che rappresenta, è l'unica istituzione a livello europeo che rappresenta l'insieme dei cittadini. Allora, se noi vogliamo rafforzare il ruolo del Parlamento europeo, del Parlamento che decide, che propone, che controlla, che dialoga, dobbiamo aumentare il numero di quelli che vanno a votare. Nel 1979 votarono circa 120 milioni di cittadini, nel 2014 ne hanno votati 180 milioni, nonostante il fatto che dal 79 dove eravamo in 9 paesi e 250 milioni di persone, siamo arrivati a 28 paesi con oltre 500 milioni di persone, quindi il numero dei votanti è aumentato di 60 milioni, ma i cittadini europei sono aumentati molto di più. Dobbiamo appunto rafforzare il Parlamento europeo attraverso il voto. Il Parlamento europeo rappresenta l'insieme delle famiglie politiche europee. Oggi nel Parlamento europeo ci sono 8 gruppi parlamentari, rappresenta circa 150 partiti in tutta Europa e quindi è un organo in qualche modo che rappresenta un insieme di culture e di posizioni politiche diverse. Se noi vogliamo che il Parlamento europeo abbia una voce in capitolo forte in tutte le cose che dovranno essere decise nella prossima legislatura, dobbiamo incrementare il numero di quelli che vanno a votare, sia i cittadini nei loro paesi membri, sapendo anche che però ci sono molti, in base al trattato, si può votare anche in un paese diverso dal proprio, cioè nel paese nel quale si risiede. I cittadini europei hanno un diritto di voto nelle elezioni europee, nelle elezioni locali, che è stato introdotto col trattato di Maastricht. E tutte le materie che voi avete sottoposto anche attraverso le domande, l'Unione Europea ha 5 competenze esclusive e 13 competenze condivise con gli Stati membri, che vanno dall'ambiente alla protezione dei consumatori, alla ricerca, alla coesione sociale, alla politica sociale. Ci sono però delle materie che sono rimaste di competenza esclusiva degli Stati membri. Poiché è stato posto giustamente il problema dell'immigrazione, bisogna sapere che il controllo dei flussi migratori per ora è ancora di competenza dei singoli Stati membri, la politica fiscale è di competenza dei singoli Stati membri che decidono all'unanimità, la politica economica è ancora nelle mani degli Stati membri. Allora, il ruolo che deve svolgere il Parlamento europeo nella prossima legislatura è quello in qualche modo di ampliare le competenze dell'Unione nei settori nei quali gli Stati membri da soli non possono decidere. Nel 1979, quando si è andati a votare per la prima volta, i diciottenni vivevano in un mondo che non era ancora globalizzato. In un mondo globalizzato come quello nel quale noi viviamo, i singoli Stati europei sono tutti piccoli. Dal grande paese come la Germania al paese più piccolo come Malta e Lussemburgo, siamo tutti piccoli in un mondo globalizzato. Oggi esiste, come voi sapete, un organo che mette insieme tutti i paesi più industrializzati, che si chiama G7, che è nato a metà degli anni 70. È previsto che nel 2030, se il trend di aumento del prodotto interno lordo a livello mondiale aumenterà in alcuni paesi, che nel G7 forse non ci sarà nessun paese europeo. Oggi ci sono la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito. Per questi paesi avranno un livello di prodotto interno lordo che sarà inferiore a quello dei paesi che oggi sono emergenti e il cui prodotto interno lordo crescerà di più. Per cui, se noi vogliamo contare in un mondo globalizzato, fra l'altro in un mondo nel quale aumentano dei paesi che rivendicano una sovranità assoluta, come gli Stati Uniti o la Russia o la Cina, se noi vogliamo contare in un mondo globalizzato, dobbiamo presentarci uniti, cioè parlare con una sola voce nel mondo e parlare anche con una sola voce nei settori nei quali gli Stati membri, ciascuno per conto proprio, sono impotenti a decidere. Allora, se noi vogliamo che il Parlamento europeo rappresenti effettivamente i cittadini, bisogna aumentare il numero di votanti, il numero dei votanti deve crescere in maniera proporzionale, in modo tale che rappresenti effettivamente l'insieme delle voci europee, perché in questo modo il Parlamento europeo, come dicevo prima, oltre ad essere un organo che decide, ma è anche un organo che propone, che controlla e che dialoga. Per far questo, appunto, nel Parlamento europeo devono essere rappresentate tutte le voci dei cittadini e delle cittadine europee andando a votare. Per questa ragione che c'è questa campagna, 100 giorni dal voto, stavolta voto, in particolare noi come Movimento Europeo ci indirizziamo a quelli che si chiamano i Post Millennium Generation. Nel 1979
i giovani che andarono a votare per la prima volta erano nati all'inizio degli anni 60, questa volta i giovani che vanno a votare per la prima volta sono quelli che non sono nati all'inizio del 2000, cioè in una società totalmente diversa, nella società della conoscenza, con internet, come dicevo prima, nel mondo globalizzato, questi che andranno a votare per la prima volta. E nel 2014 hanno votato il 43% dei cittadini europei, ma soltanto il 30% dei giovani. Ebbene, che i giovani sappiano che se la loro voce vuole contare in Europa, vuole contare nel mondo, devono andare a votare. Dobbiamo raddoppiare almeno il numero dei giovani che andranno a votare per la prima volta alle elezioni europee del 2019, perché soltanto in questo modo che noi consentiremo a loro di vivere in un'Europa che conti e che risponda alle loro esigenze. È per questa ragione che appunto è importante il voto del 2019, è importante che ciascuno sappia per quale ragione si va a votare. Noi invitiamo tutti a organizzare dei gruppi non soltanto di ascolto, ma anche di discussione in tutti i paesi europei, in modo tale che si discuta delle sfide europee che sono sul tavolo, non soltanto di quelle cose per le quali l'Unione Europea ha una competenza esclusiva o una competenza condivisa, ma per quelle cose che per ora sono ancora nelle mani degli Stati membri. E questi gruppi di dialogo e di ascolto devono essere importanti perché bisogna dare delle indicazioni ai candidati e ai partiti che si presenteranno alle elezioni europee per dire qual è la volontà effettivamente della grande maggioranza dei cittadini europei. Qualcuno di voi nel chat ha detto ci vorrebbero gli Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti d'Europa per crearsi devono in qualche modo basarsi sul consenso dei cittadini, ma anche basarsi su delle competenze che sono non tutte, perché alcune cose devono rimanere nelle mani degli Stati membri, non bisogna volere un super Stato europeo, ma ci sono delle cose che appunto gli Stati nazionali, ciascuno per conto proprio, non sono in grado di decidere, di affrontare, di risolvere, ed è per questa ragione che devono invece essere attribuite a una dimensione superiore, che è quella europea, con un Parlamento che rappresenta insieme i cittadini, quei tre elementi fondamentali che sono la democrazia rappresentativa, la cittadinanza e l'identità. Identità non vuol dire essere identici, ma vuol dire identificarsi in delle istituzioni comuni, e il Parlamento europeo effettivamente è fra tutte le istituzioni, e questo lo dicono anche i sondaggi di opinione, l'istituzione nella quale i cittadini europei credono di più e per la quale rappresentano il maggior livello di consenso. E questo è quel trittico fondamentale della cittadinanza, della democrazia rappresentativa, che il trattato dice che è l'elemento fondamentale dell'Unione Europea, cioè il ruolo dei parlamenti, la sovranità appartiene al popolo, ma il popolo la delega ai parlamenti che vengono eletti, la cittadinanza, la democrazia rappresentativa e l'identità. E l'identità è un'identità multipla, un'identità a multilivello, ma la cittadinanza europea, quella che è stata introdotta dal Trattato di Maastricht, è una cittadinanza che è in qualche modo identificativa e fondamentale, straordinaria in qualche modo, perché è l'unica forma che esiste nel mondo di una cittadinanza sovranazionale. Ed è per questa ragione, come dicevo prima, che dal 23 al 26 maggio noi riteniamo che molti cittadini europei debbano andare a votare in modo tale che il Parlamento sia effettivamente rappresentativo di tutti i cittadini. Grazie molte Pier Virgilio, chiarissimo, grazie infinitamente per questo affondo, diciamo, sulle ragioni, del perché, sulle ragioni per cui è importante andare a votare. Sicuramente l'Unione Europea è una macchina perfettibile, alcune cose devono migliorare, ma possono migliorare solamente se i cittadini inviano i propri rappresentanti al Parlamento. Quindi, ancora una volta, dobbiamo essere rappresentati dentro il Parlamento se vogliamo che le politiche europee migliorino, e soprattutto votare vuol dire partecipare attivamente al processo democratico e quindi a giocare un ruolo attivo per plasmare l'Unione Europea che vogliamo nel futuro. Approfitto per segnalare, qualcuno dei partecipanti chiedeva come si andasse a votare, come si effettua il voto. Abbiamo riportato qui il link nella chat, al link del Parlamento europeo con tutte le indicazioni. Nella fattispecie in Italia saranno eletti, se non sbaglio, 76 partecipanti, quindi 3 in più della tornata elettorale del 2014. Se Pier Virgilio mi corregge, non lo so, sono 76. Si voterà per. Prego, vuoi fare questo? No, saranno 76 se il 29 marzo sarà confermata l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, anche
ancora la decisione finale non è stata presa, perché come voi sapete nel Regno Unito c'è ancora una discussione in corso. È molto probabile che dal 26 maggio andremo a votare in 27 e non in 28, però la data finale è quella del 29 marzo. Entro il 29 marzo deve essere presa la decisione se si va eventualmente o meno al Brexit. Se il Regno Unito uscirà, noi avremo 76 deputati, se il Regno Unito parteciperà ancora una volta al voto, avremo 73 deputati. Per quanto riguarda il voto, in ogni paese tutti i cittadini al di sopra di 18 anni, salvo l'Austria, nel quale votano anche i sedicenni, hanno il diritto di andare a votare. Come dicevo prima, il diritto di voto attivo e passivo, cioè per votare o per essere eletti, è aperto a tutti i cittadini europei in qualunque paese che si risiedono. I cittadini non del loro paese entro il 25 febbraio devono indicare al loro comune di residenza che hanno la volontà di votare in quel comune di residenza. Dico il 25 febbraio, manca poco, mancano pochi giorni, sul sito di ogni comune c'è un'indicazione di un formulario da mandare al comune per poter votare. Io credo che bisogna anche incrementare il numero dei cittadini europei che votano in un paese diverso dal proprio, perché anche questo fa parte del diritto di voto e anche questo fa parte della cittadinanza europea. Raffaella, ti ricordo di attivare il microfono. Rispondere lei a... Scusate, non avevo attivato il microfono, quindi ringrazio ancora Pier Virgilio per questo approfondimento. Ricordo che abbiamo riportato in chat il link al sito del Parlamento europeo, dove è possibile trovare ulteriori informazioni e approfondire le modalità operative per recarsi al voto. Io passerei ora la parola, prima di passare la parola al nostro all'altro protagonista, a uno dei tanti protagonisti che su base volontaria sta appoggiando la campagna di sensibilizzazione al voto, quindi prima di sentire dal vivo le ragioni che hanno motivato Daniele Bonanni, uno dei tanti giovani mobilitati sia a favore della campagna, pregherei il collega di trasmettere l'altro video che il Parlamento ha realizzato e poi diamo la parola al nostro testimonial. Grazie. Come ti chiami? Elena. Riccardo. Cosa fai nella vita? Sto cercando lavoro. Studio. Da dove vieni? Vengo da Vicenza. Vicenza. Cosa ti piace e cosa non sopporti? Mi piace viaggiare e non sopporto le persone che non si impegnano. Mi piace parlare di Europa, non sopporto quando la politica non si occupa dei cittadini. Se ti dico Europa, cosa ti viene in mente? Mi viene in mente pace e unità. Mi ha permesso di studiare, di viaggiare. Sono stata in Erasmus a Lille e a Bruxelles. Il futuro. Mi ha aperto molte opportunità, ma penso che possa fare ancora di più. Perché è sbagliato non votare? Perché l'Europa fa molto per i suoi cittadini e non votare significherebbe essere indifferenti a tutto quello che le istituzioni fanno per noi. Perché attraverso il voto i cittadini possono dire alla politica cosa deve fare. Perché stavolta voti? Stavolta voto perché anche altri giovani come me possono studiare e lavorare in Europa. Stavolta voto per gli Stati Uniti d'Europa. Stavolta voto. E tu? Stavolta voto. E tu? Devo dire che questi video sono assolutamente emozionanti perché testimoniano l'impegno dei giovani e i giovani sono cruciali per il futuro dell'Europa, quindi passiamo ora la parola a un altro giovane cittadino europeo, Daniele Bonanni, che ci spiega perché è così motivato a votare. Grazie Daniele. Devi cortesemente attivare il microfono finché ti... Buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito innanzitutto, è un piacere essere qui, è un piacere parlare con tutti voi d'Europa in questo momento così cruciale, visto che mancano 100 giorni alle elezioni europee. Noi voteremo il 26 maggio, sarà una domenica, e la mia storia è una storia molto semplice, quella di un ragazzo che studia giurisprudenza, ma che comunque conosce l'Europa perché ha partecipato a un progetto Erasmus,
ed è forse una storia nello stesso tempo anche un po' privilegiata, perché comunque io ho l'opportunità di conoscere tre lingue, di esplorare l'Europa in lungo e largo. È forse da questa circostanza o constatazione, come vogliamo chiamarla, che nasce l'idea di impegnarsi per questa campagna che è stavolta a vuoto. Il mio impegno in stavolta a vuoto nasce in maniera banale, tra virgolette. Stavo consultando una pagina Facebook, è uscito il link e da là ho deciso di iscrivermi, ma risale all'agosto del 2018, quindi insomma abbastanza indietro nel tempo. Ed è spinto essenzialmente da due questioni importanti. La prima questione è intanto permettere a tutti i ragazzi della mia età scoprire e nello stesso tempo capire cosa l'Europa fa per noi. Questo è possibile anche grazie al sito di cui precedentemente è stato detto, e quindi vi invito a collegarvi e sostanzialmente a controllare e a verificare quello che l'Europa nella realtà fa per noi più giovani e per noi più adulti. L'Europa sicuramente è uno strumento d'avanguardia che, dobbiamo non dimenticarlo, ci ha garantito 70 anni di pace nel corso di questi ultimi anni, soprattutto in questo tempo che è caratterizzato comunque da delle incertezze sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista sociale, è un dato di fatto che sicuramente non va dimenticato. Quindi questo è sicuramente il primo punto che mi spinge a partecipare a questa campagna e a convincere i ragazzi della mia età a partecipare nello stesso tempo. Il secondo motivo è prettamente più semplice, forse possiamo definirlo così. Quella è una domanda che io mi sono posto, ed è quella: cosa facciamo noi per l'Europa? E questa, se vuoi, è una cosa un po' più complicata, perché è anche un argomento abbastanza soggettivo. Noi abbiamo, come attivisti, siamo in tanti, siamo 2000 e naturalmente io non li conosco tutti, e questo è una cosa importante. Ma abbiamo iniziato organizzando degli eventi, siamo partiti da un War Café, che è un incontro che si è tenuto in un locale, abbiamo replicato nel corso del tempo, e una discussione abbastanza sincera, aperta, in cui tutti hanno potuto esprimere la loro. E poi in questi giorni stiamo tenendo anche un altro evento importante che è nelle scuole, dove cerchiamo in qualche modo di europeizzare i giovani alunni, invitandoli intanto a scoprire nella realtà cos'è l'Unione Europea. E questa è forse una delle domande più interessanti, perché moltissimi, intanto devo dire la verità, nessuno ha parlato male dell'Europa, ne abbiamo incontrati più di 150 tra ieri e oggi, infatti ho lasciato gli altri ragazzi lì che stanno ancora parlando almeno fino all'1:30. E nessuno ha parlato male dell'Europa, infatti ci siamo stupiti, a un certo punto abbiamo detto: ma cioè, nessuno di voi davvero ha qualcosa contro l'Europa? È una cosa che ultimamente si sente spesso, e nessuno invece è riuscito a parlare male di questa piccola grande scoperta. E dall'altro lato però c'era molta curiosità nei confronti dell'Europa, e una ragazza stessa ci ha detto: io non posso parlare male dell'Europa perché effettivamente di Europa conosco poco in questo momento. La ragazza comunque aveva quasi 18 anni, che è un'età importante dal momento che i 18 anni potranno votare a queste elezioni che si terranno a maggio. Quindi lo scopo principale di noi volontari di stavolta a vuoto, i famosi recruiter o legali, come li chiamava prima Alberto, è proprio questo, quello di convincere non solo le persone a partecipare a votare, ma anche nello stesso tempo ad informare persone su cos'è l'Europa e quindi sulle opportunità che l'Europa ci offre, non solo l'Erasmus per gli studenti universitari come me, ma anche la possibilità di viaggiare senza barriere, senza visto. Insomma, l'Europa è opportunità soprattutto, e questo io credo che sia importante, sia un dato importante da comunicare. E nello stesso tempo è vero che è facile parlare con chi come me ha fatto l'Erasmus, perché purtroppo una realtà in via di estinzione, forse non lo so, però nello stesso tempo la sfida è anche comunicare con chi l'Europa forse la ignora per motivi personali, per i motivi più vari, ma questo è importante nello stesso tempo soltanto se tutti noi ci diamo da fare, perché il voto che si terrà a maggio è un voto significativo, intanto perché niente al mondo è come l'Europa, questo dobbiamo ricordarlo, ma nello stesso tempo perché il voto è un diritto che forse certe volte dimentichiamo, ma in realtà è frutto di lotte secolari, di guerre, di sangue versato, è un diritto, e non andare a votare fondamentalmente è un'opportunità sprecata. Questo
Questo è quello che penso e questo è quello che ogni volta dico nei confronti dei ragazzi, delle persone con cui ho avuto l'opportunità nel corso di questi anni, di questi giorni, insomma, di parlare. Io quindi vi ringrazio intanto per avermi invitato e vi invito a votare, veramente. Il voto è importante, non dimentichiamo come l'Europa sia forse l'invenzione più grande che questa società ci ha regalato ed è una società che viene dalla Seconda Guerra Mondiale, che è stato un evento che ha causato milioni di morti, milioni di vite spezzate, ed è quindi non andare a votare forse anche un voltafaccia nei confronti di coloro che avrebbero potuto farlo e che oggi purtroppo non sono qui a dirlo. Grazie a tutti veramente. Daniele, grazie infinitamente per la tua testimonianza e si vede proprio che sei un europeista convinto e ci metti non solo il volto ma anche il cuore, come è giusto che sia. Quindi hai parlato proprio dell'importanza di essere informati, quindi probabilmente uno dei problemi è la disinformazione o la cattiva informazione ed è proprio questo il ruolo degli Europe Direct. Noi siamo 44 a livello nazionale e molti di più a livello europeo. Il nostro ruolo è proprio quello di intercettare tutti i cittadini e il loro fabbisogno di domande, di informazioni sulle opportunità e sulle politiche dell'Unione Europea. Quindi è importantissimo l'informazione sulle politiche, far capire perché è importante l'Unione Europea e noi lavoriamo proprio per questo. Grazie molte per la tua testimonianza. Non so se le colleghe del Parlamento Europeo vogliono aggiungere qualcosa in chiusura, una nota conclusiva. Io volevo solo segnalare che uno dei partecipanti, Gino Zanandrea, segnalava che con la loro associazione TGS Eurogruppo, quindi questa può essere forse una iniziativa interessante che è bene che il Parlamento conosca, che loro sostengono gli obiettivi della campagna Stavolta Voto attraverso un progetto che si chiama TGS 18 ed è un percorso di sensibilizzazione alla cittadinanza europea. Organizzano ogni anno viaggi di studio a Bruxelles con lo scopo di offrire occasioni di incontro e dialogo con le istituzioni europee, rivolgendosi soprattutto alla fascia d'età dei 18 anni, da 18 anni in su. Ci sembra un'iniziativa molto, molto pregevole, molto importante. Ha fornito il link per coloro che volessero approfondire le attività di questa iniziativa, quindi la segnaliamo al Parlamento e appunto non so se i colleghi del Parlamento vogliono aggiungere qualcosa in conclusione, qualche nota conclusiva, prego Lucia. Ma no, io appunto soltanto ricordare quello che già dicevo in apertura, cioè l'importanza, visto che sempre di più, ecco, anche in questa occasione, non solo in questa occasione, ma in generale i social, ecco, mi vedete, hanno avuto e stanno avendo il ruolo di prima linea nella diffusione di informazioni, nel coinvolgimento delle persone, sono per noi un tramite importante, l'invito di seguire i nostri canali social, di rilanciare quello che appunto pubblichiamo per dimostrare l'importanza dell'Europa, la presenza e l'importanza dell'Europa nella nostra vita quotidiana e anche appunto per segnalarci esperienze dal basso di persone che vogliono raccontare che cosa ha fatto per loro l'Europa e perché vogliono andare a votare. Soltanto questo, ecco, quindi i nostri canali su Twitter, Instagram e Facebook, se poi si possono mettere i riferimenti, insomma, così magari restano a Perfetto, senz'altro, grazie molte. Io faccio una piccolissima comunicazione di servizio, visto che ci avviamo alla conclusione, nel ribadire appunto che la registrazione a brevissimo sarà resa disponibile nella pagina del webinar sul portale 20PA e quindi pregandovi di dare la massima diffusione in maniera tale che anche altre classi, altri giovani possano fruire di questo webinar. Vi segnalo che sarà possibile confermare l'attestazione di partecipazione a questo webinar e vi invitiamo a compilare un questionario di gradimento che troverete sulla pagina dell'evento in alto a sinistra. È una cosa che vi prende davvero pochissimi secondi, quindi vi preghiamo di farlo perché per noi è molto importante nell'ottica di migliorarci sempre di più e di cercare di erogare attività informative che siano sempre più rispondenti ai vostri
bisogni, alle vostre necessità, quindi per noi è importante il vostro feedback. Vi preghiamo di spendere pochissimi secondi nella compilazione di questo questionario che troverete appunto sulla pagina del webinar. Ringrazio tantissimo tutti coloro che hanno partecipato, siamo stati numerosissimi, 131. E ringrazio i colleghi del Parlamento europeo, ringrazio Pier Virgilio D'Astoli, Presidente del Movimento europeo, ringrazio ovviamente la rappresentanza della Commissione e il Parlamento per tutto quanto stanno facendo. E, se non ci sono altre osservazioni o note conclusive da parte degli altri relatori, Lucia, prego. Ringraziare tutti i partecipanti. E anche insomma l'impegno di Daniele può servire un pochino anche di ispirazione, no? Per trovare degli altri giovani, degli altri ragazzi che si sentano di fare da testimonial della campagna e raccontare in prima persona con la semplicità con la quale ha fatto Daniele il perché è importante votare. Se lo facciamo noi delle istituzioni non ha la stessa efficacia che ha quando è un ragazzo a parlare della sua esperienza in prima persona. Assolutamente, assolutamente, lo ringraziamo ancora e speriamo che ci siano, che si moltiplichino, che possiamo contare sull'aiuto di N Daniele, di N volontari e di N testimoni. Grazie a tutti. Per questo è importante anche la partecipazione degli studenti di AFPI. Ho trovato molto bella questa decisione di partecipare, ringraziamo l'insegnante perché trovo che sia stata una bella iniziativa e spero che sia stata utile anche per loro. Assolutamente, la ringraziamo moltissimo perché abbiamo constatato la difficoltà durante l'orario scolastico, diciamo, della mattinata dell'attività scolastica. Molte scuole hanno detto noi non possiamo partecipare, invece Assi era così motivata che è riuscita a inserire come questa lezione di cittadinanza, tra virgolette, e quindi per loro è stato possibile partecipare. Li ringraziamo, ma proprio per questo l'obiettivo è, grazie alla registrazione di questo webinar, l'invito è a diffondere a tutti i contatti, a tutti gli insegnanti che conoscete, a tutti gli studenti, a promuovere il link di questo webinar affinché altre classi, altri docenti possano ascoltarlo, fruirne e soprattutto magari dibattere e possa essere un'occasione di confronto per coinvolgere altri studenti che possano giocare un ruolo attivo e recarsi alle urne questo prossimo 26 maggio. Manca poco, mancano 99 giorni, ma in questi 99 giorni tanto si può fare per divulgare ancora di più l'informazione sull'importanza di andare a voto. E permettetemi di concludere sottolineando la bellezza di questo banner, di questa slide, di questa bambina che impugna la bandiera europea. Personalmente la ritengo molto emozionante perché rappresenta proprio il futuro dell'Europa, un futuro che dobbiamo cercare di plasmare nel modo migliore e per poterlo fare dobbiamo andare a votare ed essere rappresentati in Parlamento. Quindi con questa bellissima immagine di questa bimba che impugna la bandiera europea ci dà anche un po' di ottimismo. Vi ringrazio tutti per la partecipazione e vi invito al prossimo webinar del 26 febbraio che, come diceva Claudia, sarà dedicato agli strumenti di capacity building per l'assistenza esterna. Grazie ancora e ci riaggiorniamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.